Salve a tutte amiche, in questo tutorial voglio farvi vedere come si fa a lavorare questo bellissimo fiore che è il centro di una piastrella. Si parte dalla lavorazione del fiore centrale, poi una volta finito il fiore si crea la struttura, diciamo, per poter iniziare a lavorare la piastrella. Io ho lavorato sto lavorando questa piastrella con un filato multicolor sulle tonalità del panna, passando per il senape, il grigio, con un uncinetto 3,5 e il filato è un 200 grammi che sviluppa 800 metri. Potete vedere lo schema e i colori utilizzati per la copertina nel post dedicato che ho nel mio blog. Poi nella info box vi inserirò il link per poter andare a scaricare il modello e per poter vedere la foto del fiore colorato. Bene, vi lascio al tutorial, vi auguro buona visione. Nel settimo giro lavoreremo le foglioline. Dunque, per lavorare le foglioline dobbiamo partire dalla quinta maglia alta del petalo, dell'ultimo petalo del giro. Quindi per fare questo possiamo fare come abbiamo fatto per la lavorazione di questi archetti. Andiamo sul retro del lavoro. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, lasciamo in sospeso la catenella e andiamo a prendere la quinta maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 5. La prendiamo nella parte dietro della lavorazione e estraiamo il nostro filo, lasciando dietro le 4 catenelle. Se invece lavorate con diversi colori, in questo caso per le foglioline il verde, cioè fermate il filo, poi iniziate in questo punto con il filo verde. Ora le foglioline verranno lavorate nei famosi archetti da 7 catenelle che abbiamo lasciato in sospeso un giro fa. Eccoli, stanno tutti sul retro, come vedete, in bella attesa. Ora è venuto il loro momento e in questi archetti lavoreremo la coppia di foglioline. Iniziamo facendo 2 catenelle, 1 e 2. Ora lavoriamo un piccolo popcorn formato da una maglia alta doppia e 2 maglie alte. Le lavoreremo nella quarta maglia, ossia quella centrale della catenella da 7, proprio al suo interno. Quindi andiamo a fare una maglia alta doppia con 2 gettate sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nella catenella centrale e lavoriamo la nostra maglia alta doppia con i suoi 3 passaggi, 2 e 3.
Ora, sempre lavorando nello stesso punto, facciamo 2 maglie alte. Una e due. Tiriamo via l'uncinetto, andiamo sulla prima maglia alta doppia che abbiamo lavorato, riprendiamo la maglia in sospeso e la passiamo all'interno della maglia alta doppia. E abbiamo la prima fogliolina. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che andiamo a fermare sempre nello stesso punto dove abbiamo lavorato il popcorn. Questa è la fogliolina completata una volta che abbiamo fatto anche le 3 catenelle discendenti. Ora per fare l'altra fogliolina dobbiamo salire con 3 catenelle, 2 maglie alte, ripeto, sempre nello stesso punto, sempre nella catenella centrale in cui abbiamo lavorato anche l'altra fogliolina, quindi 2 maglie alte, 'in pratica abbiamo lavorato all'inverso rispetto alla lavorazione della prima. Ora liberiamo l'uncinetto e andiamo nella prima maglia alta che abbiamo lavorato e completiamo il popcorn chiudendolo. Ecco qua, abbiamo le nostre 2 foglioline. A questo punto facciamo nuovamente 2 catenelle, 1 e 2, e le andiamo a fermare sempre nella quinta maglia alta del petalo sottostante, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ma fermandola sul retro, in questo modo. E questo è il nostro punto da lavorare in ogni archetto da 7, quindi le 2 foglioline fatte con il punto popcorn. Facciamo di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo a riprendere le nostre 7 catenelle lasciate in sospeso e in quella centrale, nella quarta, andiamo a lavorare nuovamente le nostre foglioline. Quindi iniziamo con una maglia alta doppia, e 2 maglie alte. Chiudiamo la fogliolina e facciamo 3 catenelle. Fermiamo le 3 catenelle con una maglia bassissima, sempre all'interno della catenella in cui abbiamo lavorato già la fogliolina, e sempre nello stesso punto lavoriamo l'altra fogliolina con 3 catenelle, 2 maglie alte, 1 maglia alta doppia. Chiudiamo il nostro popcorn in questo modo, facciamo 2 catenelle
che andremo a fermare nella maglietta sul retro della quinta maglia alta del petalo. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo dietro e fermiamo con una maglia bassissima le nostre 2 catenelle. Ripetiamo per tutto il giro. Ho fatto l'ultima coppia di foglioline, ora chiudiamo il giro con 2 catenelle e andiamo a fare la nostra maglia bassissima nel punto in cui abbiamo iniziato. Ecco qua. E questo è il nostro settimo giro con tutte le foglioline tra un petalo e l'altro che abbiamo lavorato nelle catenelle da 7 lasciate in sospeso nel giro precedente. Nell'ottavo giro faremo i bocciolini al di sopra delle foglioline che abbiamo fatto. Allora, iniziamo facendo una catenella e lavorando una maglia bassa all'inizio, diciamo, di questo giro. Facciamo 2 catenelle, una e due, che andremo a fermare dietro la fogliolina. Possiamo prendere questo punto a cui collegarci e facciamo la nostra maglia bassissima. Ora facciamo nuovamente 2 catenelle, una e due. Lavoreremo i boccioli sempre all'interno della catenella in cui abbiamo fatto le foglioline. In questo caso i boccioli sono composti da punti popcorn di 4 maglie alte ciascuno. Andiamo con il primo, inseriamo l'uncinetto all'interno tra le due foglie e facciamo la prima maglia alta. Una, due, tre e quattro, come facciamo solitamente con i nostri punti popcorn, li chiudiamo in questo modo. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E facciamo nuovamente un bocciolo di 4 maglie alte, sempre da prendere nello stesso punto. Una, due, tre e quattro. Chiudiamo il nostro punto popcorn e lavoriamo altre 2 catenelle. Queste 2 catenelle le bloccheremo con una maglia bassissima dietro la fogliolina sottostante. Inseriamo l'uncinetto in un punto dietro la fogliolina e facciamo la nostra maglia bassissima. A questo punto facciamo 2 catenelle e sulla maglia bassa, bassissima che abbiamo lavorato per fermare le foglie sotto, facciamo una maglia bassa in questo modo.
Ripartiamo con 2 catenelle, maglia bassissima dietro la prima fogliolina, di nuovo 2 catenelle e ripetiamo facendo la coppia di bocciolini divisi da 3 catenelle l'un dall'altro. Allora 4 maglie alte per il primo bocciolo, 3 catenelle e nuovamente un bocciolo. Due catenelle che fermeremo dietro la fogliolina con una maglia bassissima, altre 2 catenelle che andremo a fermare con una maglia bassa sopra al petalo sottostante. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Ecco qua, ho fatto gli ultimi 2 boccioli, le 2 catenelle, e ora andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima da prendere nella maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio. Questo è l'ottavo giro con i boccioli completati. Nel nono giro lavoreremo dei petali e completeremo così il fiore centrale della piastrella. Ora partiamo con delle maglie bassissime che lavoreremo nello spazio che si è creato quando abbiamo fermato le maglie sul retro della quinta maglia alta del petalo. Quindi scendiamo con l'uncinetto in questo spazio, prendiamo il filo e lo facciamo passare tra le 2 maglie in questo modo, con una maglia bassissima. Torniamo di nuovo sotto, in questo caso ricordate che abbiamo fatto le catenelle volanti per spostarci al centro del petalo, quindi prendiamo anche queste in modo che non si spostino. Ecco qua, passiamo l'uncinetto dietro e lavoriamo una nuova maglia bassissima in questo modo. Vale a dire che questo spazio che noi abbiamo sopra il petalo in un certo qual modo viene chiuso, viene ridimensionato. Ora facciamo una catenella, lavoriamo una maglia alta prendendola intorno a questo punto sopra la fogliolina, quindi gettato sull'uncinetto, passiamo intorno alla fogliolina sottostante e lavoriamo una maglia alta. Ora facciamo 5 maglie alte all'interno
dello spazio creato dalle due catenelle. Quindi cominciamo con una, due, tre, quattro e cinque. Lavoriamo una maglia bassa intorno al bocciolo, quindi passiamo l'uncinetto dietro al bocciolo, prendiamo la nostra maglia e lavoriamo una maglia bassa. Al centro di due boccioli lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Quindi iniziamo una, due, tre, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Una, due e tre. Facciamo la maglia bassa successiva lavorandola intorno al bocciolo. In questo modo prendiamo il filo, lo passiamo al di sotto e poi facciamo la nostra maglia bassa. In questo modo i bocciolini si sollevano, vengono più a rilievo. Ora in questo spazio, come abbiamo fatto prima, lavoriamo le nostre 5 maglie alte. Nello spazio, vi ricordo, tra il bocciolo e l'ultima fogliolina. Quindi 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora lavoriamo una maglia alta prendendola intorno alla fogliolina. In questo modo, in questo punto. Praticamente dove abbiamo collegato le catenelle con la maglia bassissima dietro nel giro precedente. Una catenella e poi andiamo a lavorare le due maglie bassissime sopra la quinta maglia del petalo. Vedete la prima e la seconda, passiamo sempre intorno. Ora facciamo una catenella e riprendiamo con una maglia alta che lavoriamo intorno alla maglia bassissima sopra la fogliolina sottostante. Ed ecco completati tutti i vari petali. Ho già fatto la maglia alta che va presa intorno alla fogliolina, quindi a questo punto non resta che fare una catenella e con una maglia bassissima ci uniamo all'inizio del giro. Praticamente abbiamo terminato la parte centrale della piastrella, che è quella lavorata a fiore. Questo schema lo potrete scaricare dal mio blog
nella info box troverete il link in cui andare a prenderlo. A questo punto, dicevo, abbiamo terminato la parte centrale della piastrella, non dovete fare altro che tagliare il filo, fermarlo e cucire la codina nascondendola. I punti in cui dobbiamo andare ad operare per fare la parte quadrata della piastrella sono questi. Sono queste catenelle che abbiamo in mezzo ai motivi floreali. Allora, io già ho fermato il filo per iniziare a lavorare. Cominciamo in uno qualsiasi di questi punti, che sarà il primo angolo, e lavoriamo quattro catenelle. Sempre in questo stesso spazio. Guardate, fate bene attenzione che in ogni lato ne abbiamo due, cioè due superiori e due inferiori. Noi lavoriamo nei due inferiori. Allora, dopo aver fatto queste prime quattro catenelle, facciamo una maglia alta doppia che andremo a prendere sempre intorno a queste due catenelle sottostanti. Uno, 2 e 3. Ora facciamo due maglie alte, sempre qui nello stesso punto. Una e due. Questo sarà il filo che poi fermeremo. Ora facciamo due catenelle una e due e la fermeremo con una maglia bassa, scusate, con una maglia bassissima al centro del motivo a boccioli. Prendiamo delle maglie in questo modo e facciamo una maglia bassissima. Lavoriamo altre due catenelle e in questo spazio andremo a lavorare tre maglie basse. Quindi iniziamo con la prima nel primo spazio. Ecco qua, una maglia bassa. Al centro facciamo la seconda maglia bassa, prendendo queste due maglie, e poi facciamo un'altra maglia bassa nello spazio di due catenelle. Di nuovo due catenelle che fermeremo con una maglia bassissima al centro dei due boccioli successivi. Di nuovo due catenelle, una e due, e in pratica siamo arrivati all'angolo successivo. Questo angolo lavoreremo nel primo spazio due maglie alte una e due, e due maglie alte doppie.
e 2. Ora facciamo 2 catenelle per formare l'angolo e nello spazio a fianco, ossia in quest'altra catenelle vicino, lavoriamo all'inverso, iniziando cioè dalle due maglie maglie alte doppie e 2 maglie alte. E questo è il primo angolo completo. Ora facciamo 2 catenelle che andremo a fermare al solito dietro i boccioli con una maglia bassissima. E andiamo a completare l'ultimo angolo. Per chiudere il nostro giro, quindi come abbiamo fatto le altre parti, le 2 catenelle, qui per chiudere facciamo una catenella e una maglia bassa prendendo la catenella superiore delle 4 che abbiamo lavorato all'inizio. Ecco qua, abbiamo fatto la base per il quadrato, per la piastrella. Ora possiamo tornare a lavorare dal davanti . Facciamo un secondo giro con 3 catenelle e una maglia alta. Allora, 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Nello spazio di queste 2 catenelle lavoriamo 2 mezze maglie alte, una e 2. Al centro dei 2 angoli lavoriamo le maglie basse, quindi sono 2 maglie basse nel primo spazio di 2 catenelle, 3 maglie basse sulle 3 sottostanti, e altre 2
nel successivo spazio di 2 catenelle, per un totale di 7 maglie basse. Appena prima dell'angolo, nello spazio delle 2 catenelle, lavoriamo 2 mezze maglie alte. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 e 4 maglie alte. All'interno delle 2 catenelle lavoreremo, e questo tutte le volte, in tutti i giri, in tutti gli angoli, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Torniamo ad un nuovo lato, sulle 4 maglie lavorate sotto lavoriamo 4 maglie alte. Due maglie basse nello spazio delle 2 catenelle successive, e in questo spazio 2 catenelle, 3 maglie basse, 2 catenelle, lavoriamo un totale di 7 maglie basse, 2 negli spazi delle catenelle e 3 nelle maglie basse già lavorate nel giro precedente. Ci troviamo prima dell'angolo, quindi 2 mezze maglie alte. Quattro maglie alte. Lavoriamo l'angolo come di prassi, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Continuiamo come abbiamo fatto per gli altri lati. 4 maglie alte, siamo arrivati a ricongiungerci con la metà dell'angolo iniziale. Altre 2 maglie alte. Una catenella e una maglia bassa, prendendo la parte iniziale dell'angolo. Ecco, in questo modo abbiamo cominciato la nostra parte quadrata. Ora, solo per mostrarvi come continuare, vi faccio vedere un altro giro. La prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, la seconda maglia alta che va lavorata nell'angolo, dopodiché
lavoreremo una maglia alta per ciascuna maglia sottostante. Ed eccoci arrivati alla fine, due maglie alte nella catenella, una catenella e una maglia alta prendendo la parte iniziale del giro. Questa se dovete continuare, fate così. Poi riprendete con le 3 catenelle e così via. Altrimenti, se considerate di aver terminato la piastrella, potete benissimo chiudere e fermare il filo. Ecco qua. Potete fare delle piastrelle singole, leggermente un po' più grandi, magari che vadano oltre i petali, per fare delle copertine, magari con un filato più sottile, delle copertine o delle coperte per il letto matrimoniale, oppure, come sto facendo io, utilizzare questa piastrella iniziale per lavorare un quadrato gigante, diciamo, una piastrella gigante. Ecco, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, come è piaciuto a me lavorare questo bellissimo fiore centrale. Bene, io vi ringrazio per avermi seguita, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao da Lilla!